Con noi al telefono il direttore d'amore dell'ASL Napoli 2 Nord. Allora, direttore, quale futuro per il noto ospedale di Procida? Passa purtroppo da pronto soccorso a ospedale di comunità. Guardi, ribadisco ancora una volta, non dipende assolutamente dall'ASL, c'è un decreto del commissario Polimeni che stabilisce l'assistenza così come deve essere formulata e garantita sull'isola di Procida. Questa è stata fatta con il precedente decreto del piano ospedaliero. Noi, nonostante questo, visto i ricorsi fatti al piano ospedaliero, visto praticamente anche le varie rimostranze, abbiamo mantenuto attualmente l'assistenza così com'era, anzi in certi versi anche potenziandola. La presenza oggi del nuovo ATO aziendale non è un ATO aziendale che noi possiamo in pratica cambiare se non c'è un decreto nuovo del commissario che mi ridescrive e mi ridisegni l'assistenza su Procida. Direttore, mi permetta, la settimana scorsa avete avuto un incontro con il sindaco di Procida e mentre discutevate, cercavate delle soluzioni. Faccio una premessa, noi abbiamo avuto un incontro con il sindaco di Procida in cui c'era la disponibilità di discutere insieme l'eventualità di dare un'assistenza che potesse essere condivisa da chi è sull'isola e da chi vive problemi prima di tutto. E in pratica poi niente, è un tavolo che rimane un tavolo se i commissari non danno poi seguito a dire che possiamo andare avanti. Forse è meglio che il sindaco a questo punto possa incontrarsi con il commissario. Vabbè, in effetti mentre avete avuto questo incontro e poche ore dopo in effetti è giunto l'atto ufficiale del... Un atto ufficiale, mi scusi. Il problema è che l'atto è lo stesso di quello fatto a settembre. La commissione regionale sull'atto inviato a settembre ci ha detto devi cambiare queste due cose, che sono essenzialmente delle situazioni amministrative, ma non ci ha detto devi cambiare la conformità di Procida che rimane rispetto all'atto del settembre. C'è una sentenza del TAR che sospende il decreto del commissario, ma lo sospende, non lo annulla. Quindi io il decreto è sospeso.